siamo qua a mezzanotte e mezza a Chianocco, per l'apertura serale, notturna, insomma, del Carrefour. E siamo qua col signor Michele. Siamo il signor Michele e sua figlia Maria. Come mai avete scelto, insomma, di fare adesso qua la spesa, questa mezzanotte e mezza? Avevamo bisogno di bicchiere di plastica per fare una maschera per domani, per una sfilata a Capri di Carnevale, un po' in ritardo, non sapevamo dove andare. Oggi qualcuno, non mi ricordo chi, sul lavoro mi ha detto che ci sarebbe stata questa possibilità di venire la notte a fare la spesa. Cioè, sta festa di Carnevale, voi siete trovati a fare la spesa di notte? Così, questo sistema qua per la festa del Carnevale. Ci servivano bicchieri di plastica, poi alla fine abbiamo comprato anche altro. Anche altro, però... Quindi secondo me è utile o una... È utile, secondo me è utile, perché adesso l'emergenza è stata da ridere. Forse l'emergenza un pochino più importante, magari, no? Oppure per chi lavora tutto il giorno, non fa il tempo a fare la spesa negli orari canonici, non so. Secondo me è utile, poi c'è il fresco, c'è... Voi siete di Condove? Di Condove. Bene, grazie mille. Buonanotte. Ecco qua, invece siamo col signor... Romanato Daniele. Romanato Daniele. Ecco, anche lei è qua, insomma, a quest'ora, secondo me sarà verso l'una, siamo già. Sì, sì. Come mai è qua? Ecco. Perché io ho un ristorante pizzeria più giù al Paradise. E abbiamo chiuso e ho detto un po' la novità che è aperto qua e tutto quanto. Vado a vedere com'è e in più ne approfitto per prendere degli alimenti, delle cose che mi servono per domani, così io domani mattina mi riposo tranquillo e non ho... Ecco, da imprenditore, lei che ha un'attività commerciale anche qua al Paradise, cosa ne pensa di questa scelta? Ma secondo me è una scelta, vabbè, di sicuro avranno fatto le loro indagini di mercato e tutto quanto, comunque secondo me è una scelta buona e che va incontro alle esigenze della gente che anche nel suo lavoro in fabbrica e che finisce alle 10 di sera e dice ma vado a fare la spesa e domani mattina non ci devo più pensare. Anche lei come attività il Paradise funziona molto bene? Sì, noi ci stiamo ragionando perché stiamo sempre cercando di essere al passo con i tempi, siamo sempre in evoluzione e stiamo ragionando anche su un discorso futuro, non immediato, ma di un'apertura continuata ad esempio della cucina, cioè da mezzogiorno che apre fino alle 10 di sera, senza l'interruzione delle 3-4 ore, che poi alla fine sono quelle, perché quando si chiude sono le 3, quando si riapre sono le 6, quindi alla fine sono 3 ore. E quindi è un po' il mondo che cambia, questa anche l'apertura notturna, qualcosa potrà funzionare? Sì. Beh, essendo l'unico posto, secondo me, beh, loro sono avvantaggiati, essendo partiti per primi, sì, di sicuro, secondo me, sì, funzionerà. Sì, sì. Grazie mille. Ok. Grazie mille. Lei è? Io sono Bernardo Dario, sì. Abito a Cuscinello. Ah. E arrivo da Baluardo con mia moglie e i miei amici. Ah, sei andati a ballare? Ci piace ballare. E come mai è passato a fare tutta la spesa? Ma non so, volevo dire, viene mia moglie a fare spesa. Ah, viene la moglie. Ma, dice che di giorno però, adesso va di anche di notte. E mi fa, guarda Dario che hanno aperto da ieri. Allora se andiamo a parlare da giorno, e non sono cesino. Ah, allora non sono cesino. Come ha trovato? Cosa ne pensa? Lei che insomma lei di che classe è? Che generazione è? Che generazione è? Dai, quando è nato lei? Ah, io sono nato tanti anni. Cosa ne pensa di questa novità? È una bella cosa. Una bella cosa. Susa è una grande. Ah, un segnale, dice anche per la Val di Susa. Sì. Eccoci ragazzi, voi siete venuti qua stanotte a Carrefour a fare la spesa. Come mai? Intanto lui ci portava in macchina, quindi era messo veramente. Per le tipe, cassiere o? Cassiere, ma no, un po' di tutto, cassiere, cliente, un po' di tutto. E come vi siete trovati qua? Facciamo di questo. Grazie ragazzi, buona serata.